Buonasera a tutti, benvenuti al primo appuntamento con Allianz Business Forum, un approfondimento dei tanti aspetti che abbiamo vissuto in questa emergenza, che probabilmente ci accompagneranno anche nei prossimi mesi, ma che devono segnare una ripartenza. E allora vogliamo ripartire in questo primo appuntamento parlando di lavoro, tra poco che è il tema principe, lo smart working che ci ha accompagnato in questi mesi, ma con i saluti innanzitutto, e lo presento, di Emiliano Orlandi, Evoluzione e Sviluppo Network, agenti Allianz. Buonasera Emiliano, buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri clienti, ai nostri agenti e ai nostri promotori finanziari. Un breve saluto da parte mia. Allianz in questi mesi ha saputo gestire l'emergenza organizzativa in maniera efficace grazie al vantaggio competitivo maturato in termini di digitalizzazione nel corso degli ultimi anni. La possibilità di lavorare da remoto ha consentito ai nostri agenti e promotori finanziari di dare continuità alle proprie attività e di garantire un elevato standard di servizio ai nostri clienti. Oggi che l'emergenza è alle nostre spalle, è necessario riflettere sulla sostenibilità di questa modalità di lavoro, soprattutto in un settore come il nostro, dove la relazione interpersonale è chiave per lo sviluppo del business. Affrontiamo questo argomento con Anna Rita e con i suoi ospiti. Grazie ad Emiliano Orlandi. Allianz non si è fatta trovare impreparata. Questo è un appuntamento interattivo. Vorrei partire da qui. Tra pochissimo vi presento i nostri ospiti perché, come detto, l'emergenza è alle nostre spalle e quindi gli ospiti sono in presenza. Però prima di iniziare, questo è un appuntamento interattivo, quindi potete porci delle domande. Per interagire con i relatori che sto per presentarvi, potete candidarvi via chat, poi vi do i dettagli. Direi prima di presentare i nostri ospiti che ci aspettano. Partiamo dal professor Mariano Corso dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Buonasera professore. Grazie e buonasera. Buonasera professore, si accomodi. Parliamo poi dei gestori che hanno anche loro modificato profondamente la loro attività. Partiamo da Adriano Nelli, vicepresidente esecutivo di PIMCO. Buonasera e grazie. Buonasera. E poi abbiamo l'ultimo nostro ospite in presenza, lo ringrazio, Michele Scolletta, responsabile commerciale Reti Allianz. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, dunque questi sono i nostri ospiti con i quali approfondiremo il tema del lavoro agile, dello smart working che ci ha accompagnato in questi mesi. Come detto, potete interagire, potete partecipare perché questo è un appuntamento per voi, candidarvi via chat per andare in diretta video specificando la volontà evidentemente di intervenire live, oppure chiedere in chat che la vostra domanda venga posta ad uno dei tre relatori che vi ho appena presentato. In entrambi i casi vi ricordo però che per candidarvi è necessario scrivere in chat la domanda e poi il nome, la località di residenza e a chi è rivolta dei nostri interlocutori. Partirei dal professor Mariano Corso, Osservatorio Smart Working, che da tempo si dedica all'osservazione di questa modalità lavorativa che in Italia abbiamo introdotto non rapidissimamente, ma che poi all'improvviso abbiamo avuto la necessità di introdurre. Avete lavorato di più in questi mesi, che cosa è emerso, quale tipo di smart working poi avremo in futuro? Partiamo da quello che abbiamo fatto in questi mesi, professore. Allora, intanto dobbiamo distinguere a che punto eravamo prima della pandemia. Lo smart working è un fenomeno che in Italia è presente, è stato introdotto da una decina d'anni. Nel 2017 ha visto anche un suo quadro giuridico molto, molto avanzato, ma prima della pandemia, fino a febbraio del 2020, era tutto sommato un fenomeno abbastanza, come dire, di nicchia. Riguardava circa 600.000 lavoratori in Italia. Vedete proiettata la stima che avevamo fatto in autunno di 570.000 in crescita, lavoratori in crescita del 20%. In realtà questi lavoratori erano prevalentemente lavoratori di grandi imprese, impiegati di grandi imprese, mentre
nella piccola media impresa e nella pubblica amministrazione c'erano ancora notevoli rigidità. E poi è arrivato il Covid ed è stato un vero tsunami per il modo di lavorare, perché fin dalle prime fasi di gestione dell'emergenza lo smart working è stato utilizzato, è stato individuato come strumento preferibile, se non in certi casi unico, per assicurare la continuità operativa preservando la salute, quindi garantendo anche il distanziamento sociale. Ed è stato un grande stress test, un grande anche esperimento che ha dato dei risultati davvero sorprendenti. Proietto un'analisi che abbiamo fatto recentissimamente. Abbiamo chiesto a oltre 8.000 lavoratori quale sia stato il livello di continuità operativa, cioè grazie allo smart working che parte delle proprie attività sono riusciti a portare avanti. Questo tra l'altro è un campione di lavoratori sia pubblici che privati, e vedete che in realtà la risposta è stata davvero sorprendente. Circa il 70% dei lavoratori è riuscito a portare avanti praticamente ogni attività, e poco meno del 30% ha dovuto rinunciare soltanto ad alcune attività a causa del lockdown. Sono solo il 3% quelli che dicono in realtà a distanza non siamo riusciti a portare avanti il nostro lavoro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è stata una incredibile risposta, perché abbiamo capito che si può fare, e io credo che questo momento ci abbia anche insegnato tantissimo. C'è un'eredità importante di questo grande esperimento, che innanzitutto ci dice che si può fare. La maggior parte delle attività, per moltissimi lavoratori, la maggior parte delle attività si può realizzare da remoto, con livelli a volte di efficacia ed efficienza che sono sorprendenti. C'è anche un nuovo tipo di socializzazione che può emergere, e certamente dobbiamo oggi imparare anche dalle cose che sono andate meno bene, quindi da quegli aspetti anche di stress, di difficoltà che molti lavoratori hanno sentito, e che devono essere la base per mettere, come si diceva prima, in sostenibilità quello che è quanto abbiamo imparato fino adesso, per andare a progettare dei nuovi modi di lavorare che potranno essere sperimentati nei prossimi mesi e costituiranno il vantaggio competitivo in quello che viene detto la nuova normalità. Le chiederò poi dopo di spiegarci soprattutto che cosa ci resterà di tutto questo, e quindi alla ripresa a settembre che cosa troveremo. Tutti i tipi di lavoro sono stati investiti da questa modalità che ha riguardato, Michele Scolletta, ovviamente anche il mondo della finanza. Quali sono stati gli spunti, quali sono stati i vantaggi? Ma sicuramente aver avuto la possibilità di sperimentare un po' più a fondo il tema dello smart working ha aperto tutta una serie di opportunità e di riflessioni da fare su quello che sarà il futuro della professione in finanza. Come citava il professore prima, ci sono sicuramente tanti risultati e risvolti positivi da questa esperienza che un po' forzatamente, anzi assolutamente in maniera forzata, siamo stati costretti a portare avanti. Abbiamo tra l'altro preso spunto in alcuni casi da un lavoro fatto da un valente laureando, uno studente universitario, che ha svolto un sondaggio su un gruppo di persone che sono appunto nel settore, che operano nel settore della finanza, e qui i risultati sono molto in linea con quelli citati in precedenza, e si dimostra che l'attività prodotta e tutto ciò che è stato prodotto da un lavoro in remoto, che è smart working, nel nostro caso significa un lavoro da remoto, non un lavoro che impone una distanza fisica, in realtà questo tipo di attività ha prodotto un incremento della produttività del singolo, perché nella finanza si lavora per obiettivi, tutti sono focalizzati sugli obiettivi da raggiungere, e quindi la possibilità di eliminare tutta una serie di meeting che nel passato invece rappresentavano, perdonatemi, sarò anche un po' forte, una perdita di tempo in alcuni casi, ti obbligava e ti obbliga ad andare dritto al punto. Al risultato. Quindi questo, unito al fatto che i risultati devono essere portati nei tempi prestabiliti in un mercato come quello attuale, che abbiamo visto succedere praticamente tutto il contrario di tutto, ti impone una maggiore consapevolezza delle scelte che andrai a prendere.
Per correttezza cito anche il nome della persona di cui parlavo precedentemente, è Antonio Facciolongo, che ci sta molto probabilmente seguendo perché era molto interessato, professore, anche della sua relazione, al quale faccio un caro saluto. Allora, Adriano Nelli, una produttività che è aumentata, un tipo di lavoro che è cambiato. Quando ci siamo sentiti al telefono prima di questo appuntamento, tu mi hai fatto riferimento ad una frase molto bella, quella dell'ascensore, che diciamo è come se il Covid fosse stato un ascensore che improvvisamente scende e adesso stiamo risalendo dalle scale. Che scenario intravedi? Beh, questo si riferiva un pochino allo shock economico che purtroppo ha conseguito la diffusione di questa pandemia, che purtroppo una recessione poi indotta per decreto, intendevo dire che insomma l'economia è crollata, adesso abbiamo un percorso un po' lungo da percorrere, però come sempre accade, quello che credo che sia importante per rimanere un po' anche nel tema della discussione di questa sera, che questo tipo, storicamente, qualunque crisi economica poi tende ad accelerare tendenze in corso. E certamente la tendenza in corso nei confronti della un modo un pochino più pratico, intelligente, rispettoso anche della sfera privata, delle persone che magari non sono costrette a lavorare, era già in corso. Probabilmente l'accelerazione qui avviene attraverso abbiamo preso consapevolezza, forse dobbiamo investire più nella tecnologia, e perché credo che con lo smart working è successo che tutti abbiamo fatto più ricorso alla tecnologia e forse i sistemi non sono ancora adeguati, quindi c'è un po' di strada da fare e questo è il cambiamento dirompente, quindi accelerazione di un cambiamento dirompente verso la tecnologia. Poi ovviamente però ci sono anche effetti meno positivi, nel senso che questo tipo di impatto da un punto di vista più economico, più stretto, forse ha colpito di più, aumenta un po' la disuguaglianza sociale, perché ovviamente ci sono tutta una fascia di popolazione che alla tecnologia non può accedere, perché ci sono tutta una fascia di piccole e micro imprese che hanno magari che lavorano come nell'indotto di quell'enorme business che è lo spostarsi, che ne soffrirà. E poi ci sono poi tutte le persone che invece non possono fare lo smart working perché lavorano in frontiera, nel senso fanno dei servizi essenziali, si devono recare fisicamente nel luogo di lavoro. E abbiamo imparato anche da questa crisi che sono le più esposte anche al pericolo medico, in senso stretto. Negli Stati Uniti purtroppo sono le comunità più deboli sono state quelle più colpite, in questo senso, che hanno subito un disagio economico e anche un disagio. Quindi è un mondo che cambia, probabilmente la destinazione finale è migliore, però abbiamo molta strada da fare, quindi qui il concetto della caduta verticale, magari con l'ascensore si va in profondità e poi abbiamo delle scale un po' accidentate per salire, ecco. Perfetto, penso, professor Corso, che questa sia un'immagine molto efficace di quello che ci sta accadendo. Anche il riferimento a coloro che non hanno potuto lavorare in smart working e quindi alle difficoltà economiche che questo ha comportato. Lo scenario di settembre che lei si immagina qual è? Io credo che siamo passati attraverso una tempesta che ci ha cambiato nel profondo, ha scardinato tutta una serie di pregiudizi, di tabù, quindi io credo, non solo perché lo credo, ma perché lo misuriamo attraverso survey, sentendo sia le aziende che i lavoratori, che è stato un punto di svolta assolutamente irreversibile. Le persone oggi, il 93% in un altro sondaggio che abbiamo fatto da poco, il 93% dei lavoratori dice che per effetto di questa esperienza vorrebbe continuare a lavorare in un modo diverso, non totalmente da remoto, ma vorrebbe fare il vero smart working, cioè ciò che è stato apprezzato di più è stata l'autonomia, la possibilità di organizzare la propria giornata, il proprio tempo. E questo io credo che sarà quello che le imprese coglieranno, perché ne hanno visti anche i vantaggi in termini di produttività, ne hanno anche tutto sommato presagito quelli che possono essere vantaggi anche in termini di razionalizzazione. E allora credo che questa tempesta ci ha cambiato per sempre. Ovviamente bisognerà trovare dei nuovi equilibri. Abbiamo un vantaggio. Il fatto che l'emergenza sanitaria non sia del tutto finita è ovviamente un male, però è anche una grande opportunità, perché possiamo passare dalla fase dell'emergenza in cui abbiamo dovuto improvvisare a una nuova fase più consapevole in cui, mettendo in sostenibilità, in sicurezza quello che abbiamo imparato, possiamo davvero cominciare a progettare quello che sarà il nuovo modo di lavorare.
E io sono certo che anche le imprese capiranno che è un nuovo vantaggio competitivo da perseguire, che tra l'altro permette anche un livello di benessere sociale, economico e anche una resilienza, perché sappiamo che dobbiamo essere anche in grado questa volta di reagire a eventuali altri shock, ma questa volta senza farci sorprendere. Quindi dobbiamo anche guadagnare nei nostri modelli organizzativi e nelle nostre società in termini di resilienza. Io amo dire che se questo lockdown fosse successo 10 anni fa sarebbe stato un disastro. Sarebbe stato... Pensi solo, e poi al fatto che il settore pubblico, i servizi essenziali del settore pubblico hanno lavorato con la maggior parte dei lavoratori a distanza e il paese non si è fermato. Questo sarebbe stato impensabile solo 5 anni fa. Ecco, questo mi sembra importante in tutti i settori, scolletta anche nel suo. Prima abbiamo parlato, Nelly ha parlato del movimento delle persone, delle merci. Ecco, come le aziende hanno dovuto innovare per riuscire in questo? Ma questo è un tema che ha avuto un ruolo fondamentale negli ultimi mesi, perché ovviamente eravamo abituati alla presenza fisica. Qui oggi probabilmente avremmo avuto qualche centinaio di ospiti. Che tra l'altro, ne parlavamo con Adriano prima, un po' ci mancano, Sì. Quindi il ritorno a questa normalità è qualcosa che auspichiamo quanto prima. Cos'è cambiato? Beh, banalmente, inizia il lockdown, mi ritrovo a casa sostanzialmente da un giorno all'altro, il problema più grosso che ho, sì la connessione eccetera, ma è la sedia. Cioè, come faccio a stare 8-10 ore sulla sedia di cucina? Come faccio a stare 8-10 ore su uno sgabello? Il primo giorno riesci ad adattarti, il secondo cominci a fare un po' di ginnastica, il terzo hai bisogno di qualcosa che ti possa sostenere. L'IKEA chiusa, qualunque altro negozio che possa vendere chiuso, c'hai soltanto le vendite online. Ma non la puoi comprare se non l'hai provata, perché come fai a sapere se quello che stai acquistando è comodo? Quindi l'interruzione di questo rapporto che c'è fra fornitore e utilizzatore alla fine ha creato una serie di problemi. Chi è riuscito a superare bene questi momenti è stato chi ha accorciato nettamente le distanze. I fornitori di prodotti online che davano la possibilità, anche in maniera virtuale, di indossare un abito, di indossare un orologio, di sperimentare sulla persona l'effetto che avrebbe avuto quel bene particolare, ha subito degli incrementi di vendite notevoli. I movimenti fra un paese e l'altro, fra una nazione e l'altra, ma anche all'interno dello stesso territorio, sono stati ovviamente fortemente limitati, e questo ha ridotto la possibilità anche di commerci. L'online è partito in maniera un po' più lenta, perché anche le consegne venivano fatte in maniera ritardata, ci voleva più di un mese, non so se ricordiamo tutti quanti, proprio l'inizio, parlo dell'Italia, di questa fase di lockdown, oltre al fatto che molti stabilimenti erano chiusi, proprio per effetto di una mancanza di possibilità di recarsi al lavoro, perché se sei un impiegato, se sei un operatore di un settore che non implica un lavoro manuale, puoi stare a casa a fare lo smart working, ma se fai il fabbro, se fai un lavoro manuale che di creatività, hai necessità di recarti sul posto del lavoro. Per cui ovviamente queste aziende hanno subito la maggiore penalizzazione. Come abbiamo fatto in Allianz Global Investors, abbiamo cercato all'interno di tutto il panorama possibile quella realtà che in questo momento di mercato, seppur con grandissime difficoltà, avrebbero potuto prendere e dare ai nostri clienti investitori dei benefici. E poi alla fine, per molte asset che abbiamo in portafoglio, esattamente questo è successo. Quindi una forte selezione attiva di quelle aziende che hanno saputo e supereranno brillantemente non solo questo periodo ma anche il futuro, ci ha permesso di passare in molti casi anche indenni un momento di mercato che ricorderemo nei libri di storia fra centinaia di anni probabilmente. Nelly, prima abbiamo parlato di clienti e di rapporto con la clientela che è cambiato in qualche modo, è rimasto perché magari il cliente veniva da tempo e c'era già una relazione. Ecco, il tema della relazione soprattutto per PIMCO, cioè che ha rapporti su scenari internazionali. Questo penso valga un po' per tutti i settori, e poi però se mi permetti vorrei poi riagganciarmi a quello che è stato detto prima da Michele. Vale un po' per tutti i settori, nel senso che lo sviluppo di una relazione credo fortemente, e sarò tacciato ovviamente di essere un pochino vecchio stile, però credo che nello sviluppo della relazione sia importante anche la socialità.
i rapporti con le persone si costruiscono nel tempo e i rapporti con le persone hanno bisogno di, appunto, di interazione vera, come siamo abituati. Poi nella manutenzione invece delle relazioni penso la tecnologia possa dare un'enorme mano, e questo rende tutti, forse scopriremo che saremo tutti più produttivi nel farlo, però la produttività è un grosso problema, bisogna vedere come si misura, e quindi credo che quello che è successo ci porterà un pochino, almeno gli economisti, e questo è un tema che gli economisti di Pinco stanno studiando attentamente da parecchio tempo, nuove metodologie della misurazione della produttività del lavoro, perché ovviamente cambia il modo di lavorare e devono cambiare anche questi criteri di misurazione. Poi tornando un pochino al tema delle filiere produttive, mi affascina abbastanza quello che è stato detto prima, fa parte un po' anche dei cambiamenti dirompenti che vediamo noi, ce ne sono almeno un paio. Le filiere produttive stanno cambiando, si stanno probabilmente accorciando, è stato un mondo, quello ante Covid, è stato un mondo fatto appunto di internazionalizzazione, di cooperazione internazionale, di scambi commerciali, di filiere produttive molto complesse, orientate alla logica del just in time, cioè faccio adesso, riduco il magazzino perché posso rapidamente spostare merci da una parte all'altra del mondo. Questo ovviamente aumenta l'efficienza delle aziende. Oggi questo modello può essere rimesso in discussione, ce l'ha insegnato l'episodio del Covid, e di conseguenza questo ridisegno delle filiere produttive richiederà tempo e potrà portare anche fenomeni di protezionismo in qualche modo, perché gli approvvigionamenti di beni e servizi ritenuti strategici dai diversi paesi sono messi al centro dell'agenda politica dei diversi governi, quindi crediamo che questo percorso, proprio quando parlavo prima di una ripresa accidentata, deriva anche da questo fattore, lo stiamo vedendo, quindi probabilmente questo sarà un tema che dovremo vedere, forse fa il paio col tema di deglobalizzazione o di una diversa globalizzazione. Quindi, e chiudo dicendo che la tecnologia è al centro di tutto questo, perché la lotta tra Stati Uniti e Cina è orientata sicuramente ad assicurarsi la supremazia della tecnologia. Adesso siamo, ovviamente c'è il tema del 5G davanti a noi, e quello sarà un tema che porterà molto protezionismo, meno collaborazione internazionale, forse anche un diverso ordine geopolitico mondiale. Certo, professor Corso, le ripercussioni saranno tante. Prima abbiamo parlato anche della normativa, no, di riferimento. Parliamo anche un po' di rischi. Sono emersi dei rischi? E se sì, quali sono? Oggi lo smart working nelle aziende avviene volontariamente, questo non era volontario. Certo, infatti ciò che le persone hanno sperimentato in realtà non è stato il vero smart working. Anche la normativa, che come dicevo è una normativa molto avanzata che abbiamo in Italia, è stata diciamo molto, molto stirata, no? Quindi sono state tolti tutta una serie di adempimenti che in realtà avevano significato, ad esempio la sottoscrizione dell'accordo individuale, importantissimo, e le persone non hanno avuto possibilità di scegliere nei fatti, quindi la grande potenza dello scambio tra autonomia e responsabilizzazione, quindi dare alla persona la possibilità di scegliere dove e in che orari lavorare in cambio di una sua diciamo responsabilizzazione sui risultati, una sua volontà di misurarsi sull'obiettivo, e questo è venuto a mancare. E certo, dicevamo che i risultati sono stati comunque sorprendenti, ma non dobbiamo pensare che questo sia sostenibile, che questo possa andare avanti. Cioè il rischio, vedo due rischi. Un rischio è derubricare ciò che è accaduto a una misura emergenziale, cioè dire tutto sommato adesso torniamo a lavorare come prima, perché così anche un certo indotto economico... Che è una dichiarazione infelice, torniamo a lavorare come prima perché abbiamo lavorato. Che è una dichiarazione infelice. Perché abbiamo lavorato, in maniera diversa. Abbiamo lavorato, spesso abbiamo lavorato di più. E questo è stato molto evidente. Ma l'altro elemento può essere il fatto di snaturare anche la natura di una innovazione organizzativa importante che è lo smart working, andando a cercare di ricondurla a una contrattazione o a una normazione. Ci sono vari rischi, ad esempio c'è una spinta a dire allora lo smart working è un diritto per tutti i lavoratori. Questo è a mio parere pericoloso, perché non è un diritto soggettivo. Lo smart working è una possibilità di accordo, cioè ci si accorda con l'azienda e si sperimentano dei nuovi equilibri valutando i risultati. Deve essere un gioco a somma positiva,
l'azienda deve guadagnarci in termini di produttività, in termini di razionalizzazione, il lavoratore non può essere forzato, ma deve guadagnarci in termini di soddisfazione personale, equilibrio di vita. Allora, in questo momento, in questa fase, come dicevo, spesso questo non è avvenuto, c'è stato uno sbilanciamento, abbiamo i prossimi mesi per sperimentare qualcosa di migliore. Ed arrivare a questo equilibrio con l'obiettivo a cui Scolletta faceva riferimento prima, e cioè un aumento della produttività, perché se l'azienda trae un vantaggio e il lavoratore trae un vantaggio, l'obiettivo deve essere una maggiore produttività. Scolletta, io voglio introdurre un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che mi sembra tu stesso avevi suggerito perché è il settore con il miglior risultato in assoluto. Lo faccio molto volentieri, anche perché l'abbiamo messo in scaletta, quindi dobbiamo affrontare il tema. Però volevo rifarmi un attimo, proprio brevemente, al richiamo al rischio di cui si parlava, perché è uno dei punti fondamentali che è emerso durante questo periodo di cui stiamo parlando. Volevo ricordare un po' a tutti il DNA dei consulenti finanziari, degli agenti, dei loro collaboratori, è nostro che siamo qui oggi ad incontrarvi virtualmente. Il DNA è Allianz. E Allianz è un gestore del rischio, quindi in primis, poi ovviamente si declina questo nella gestione degli attivi finanziari piuttosto che nell'attività assicurativa propria, che è gestione del rischio pura. In questo periodo qui la gestione dei rischi è stata fondamentale anche per le attività finanziarie, e quindi nelle valutazioni è rientrato prima il possibile rischio che si sarebbe corso in un eventuale posizionamento degli asset e poi l'opportunità derivante. E qui andiamo invece al tema dell'intelligenza artificiale, che rappresenta con certezza uno dei temi che ha tratto maggiore vantaggio da questo momento storico particolare. Perché? Quando si parla di intelligenza artificiale si tende a considerare tutta la parte di information technology. Ma intelligenza artificiale è molto altro. Tutta la sanità oggi sta andando in questa direzione. Il vaccino che si sta cercando di trovare lo si sta facendo in tempi molto brevi. Prima occorrevano anni ed anni di sperimentazione, ma ora con il sistema di big data, con questa evoluzione della malattia a livello mondiale, mettere tutto insieme, farlo elaborare da un sistema di intelligenza artificiale potrebbe portare a un accorciamento notevole dei tempi di produzione del vaccino. E questo come conseguenza cosa avrebbe? Immaginiamo l'azienda che poi porterà sul mercato la soluzione, che benefici ne trarrà in termini di utili, in termini di bilancio, oltre che in termini di sanitari, di salvaguardia della salute delle persone. Questo, immaginiamo il sistema che stiamo utilizzando oggi di comunicazione con le persone che sono teoricamente dall'altra parte della sala o della telecamera. C'è stata la necessità di un'evoluzione molto forte di tutte le piattaforme che hanno fatto nel passato sistemi di videoconferenza, non voglio fare nomi, ma ormai le conosciamo tutti quanti, anche mio padre ha 84 anni, mia mamma, riescono a comunicare in maniera semplice attraverso queste piattaforme di web conference, di videochiamata possibili e immaginabili che abbiamo. Ma immaginiamo anche, si diceva prima sull'economia reale, come deve evolvere tutto il sistema della produzione a livello mondiale, con meno attività manuale, molto probabilmente con più attività determinata dai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi tutto ciò che è intelligenza artificiale dal nostro punto di vista rappresenta, ha rappresentato e rappresenterà un'ottima opportunità di investimento, perché ovviamente tutte le aziende che si avvarranno di questi sistemi saranno, e già lo stiamo vedendo, i leader del futuro, perché accorciano i tempi, riducono notevolmente i rischi di sperimentazione e avranno sicuramente dei benefici dal punto di vista del fatturato, della produzione, ma soprattutto della qualità del prodotto, qualunque esso sia, che andranno a fornire ai propri clienti, ai propri utilizzatori. Nelly, immagino che lei concordi su questo tema. Torniamo un attimo ai rischi, se ce ne sono stati, innanzitutto le chiedo, e se sono nati dei nuovi modelli strategici, organizzativi da tutto questo? Sì, quella che è stata descritta è una direzione che probabilmente stiamo prendendo, però vorrei portare l'attenzione di chi ci ascolta su un fatto, cioè stiamo immaginando scenari, siamo nel mezzo di un cambiamento dirompente, i cui esiti possono essere diversi e molto difficilmente prevedibili oggi, come la storia insegna, e di conseguenza dobbiamo riflettere su un fatto, è oggi l'attore pubblico, inteso come i governi e in parte come le banche centrali, che dettano la direzione. Sono intervenuti
per ora nel breve per salvare tutte le imprese o il numero più ampio di imprese, indipendentemente dal fatto che queste imprese abbiano un modello di business valido che possa in qualche modo progredire e remunerare il capitale, è stato fatto giustamente anche per motivi di ordine sociale, e questo già ci suggerisce una supremazia della politica che invade il territorio del mercato e quindi può portare alle allocazioni non efficienti di capitale e lavoro. E può creare quindi, se volete, da questo punto di vista, aziende zombie di domani che rimangono sul mercato ma non dovrebbero esserci. E io richiamo sempre il principio della selezione darwiniana, che fa parte di un sistema economico che come un organismo si deve irrobustire. E qui è come se abbiamo cercato di, no, in qualche modo sostenere tutto. E beh, è giusto, perché da un punto di vista il policy maker deve fare questo. Certo. Ed è un primo tema. Il secondo, stiamo prefigurando un futuro e stiamo allocando le risorse scarse che i governi hanno, che operano in deficit di fatto, perché alla fine di quest'anno probabilmente ci troveremo con disavanzi fiscali negli Stati Uniti e in Europa ampiamente a doppia cifra, inimmaginabili prima, il patto di stabilità in Europa è saltato, quindi stiamo in qualche modo prestendo a prestito delle risorse, le stiamo investendo su un mondo che ci stiamo immaginando, che speriamo funzioni, ma non è testato, e stiamo quindi invadendo ancora una volta il mercato e stiamo anticipando forse molto dei cambiamenti. Quindi tutto questo crea una situazione di incertezza radicale in cui chi opera nel settore degli investimenti finanziari deve tener conto. E quindi forse io, quello che è stato detto da Michele è molto interessante, è chiaramente una traiettoria, però il problema è che non sappiamo come ci arriviamo a quel punto, a quella destinazione finale. Quali saranno le aziende che vinceranno, quelle che perderanno, quale sarà la capacità, lavoro, capitale che verrà distrutto e verrà sostituito. Insomma, la rivoluzione industriale ha avuto diverse fasi. La prima ondata è stata nel XVIII secolo con l'invenzione della macchina a vapore, e poi ci sono stati tutta una serie di cambiamenti dirompenti che purtroppo hanno portato un equilibrio finale, ma ci è voluto molto tempo. Interessante, professor Corso, questo tema dell'imprevedibilità, però per lei c'è una domanda e quindi gliela pongo immediatamente, ne diamo lettura insieme, una domanda che arriva da Treviso e per la precisione da Lorenzo, che ringraziamo. Quanto può incidere, ci chiede, sull'efficienza del lavoro, torniamo sull'efficienza e sulla produttività, l'affievolirsi del senso di appartenenza all'interno dell'azienda? Quindi ancora una volta il tema dei rapporti interpersonali. È senz'altro uno dei grandi punti di attenzione, e in questo periodo in realtà il livello di coesione all'interno dei gruppi, il livello di relazione tra capi e collaboratori, in molti casi, complice anche l'orgoglio di affrontare un'emergenza, non si è affatto affievolito, ma è aumentato. Quindi abbiamo anche imparato che in realtà la dimensione, il distanziamento fisico può non essere un distanziamento sociale. In molte imprese abbiamo rilevato dei fenomeni non banali, non prevedibili, di lavoratori che dicono: oggi ci sentiamo molto più vicini perché riusciamo a colloquiare con i nostri capi più spesso. Però certamente c'è un problema, cioè molta della socializzazione della comunicazione avviene oggi nelle nostre imprese in modo casuale, avviene durante la pausa pranzo, avviene alla macchinetta del caffè, avviene magari nel tragitto che uno fa per andare da un cliente. Allora questo tipo di socialità oggi rischia di venire a mancare, e con che cosa bisogna sostituirlo? Beh, la prima cosa, il prima possibile, fare smart working vuol dire equilibrare bene ciò che va fatto a distanza con ciò che bisogna recuperare necessariamente del valore della relazione fisica, però soprattutto approfittando dei prossimi mesi in cui un certo livello di separazione sociale è ancora necessaria. Si può andare a cercare di essere molto più intenzionali, cioè se c'è un tipo di interazione che manca, un tipo di creatività che non si riesce a realizzare, anche magari pensando alla relazione con il cliente, bene, allora perché non provare intenzionalmente a creare delle relazioni anche con canali digitali su cui magari potremmo poi scoprire un grande valore da utilizzare in un secondo tempo, quando potremo scegliere tra tutte le diverse modalità di interazione.
Ci chiede un altro di coloro che ci sta ascoltando, che non si è, non, di cui non c'è il nome, ma lo smart working è un'opportunità per le imprese o i lavoratori? Mi sembra di capire lo che è, abbiamo detto sicuramente... Lo è assolutamente, guardi, noi da 11 anni in modo ossessivo misuriamo i risultati. E i risultati più importanti lato imprese sono l'aumento di produttività, si diceva, noi, è chiaro che bisogna misurarla, quindi bisogna entrare in ogni azienda, ma noi sistematicamente troviamo, e il settore assicurativo è stato uno di quelli che è stato più trasformato dallo smart working, troviamo aumenti di produttività tra il 15 e il 20%, troviamo riduzione dei costi real estate tra il 30 e il 50%, quindi c'è. Ma poi soprattutto il vero grande risultato, il vero grande beneficio è la possibilità di ingaggiare meglio i lavoratori, di puntare sull'autonomia per dare loro un maggiore orgoglio professionale. Luca, una domanda, cioè una, Michele, una domanda per te da Luca, allora, da una località non indicata. Con quale modalità il mercato riprenderà stabilità? Sarà per forza nel lungo termine o... possiamo essere più ottimisti? No, il recupero della stabilità è estremamente complicato in questo momento. Se noi osserviamo l'indicatore principe per capire che paura si testa sul mercato, l'S&P VIX nella sostanza, lo troviamo, seppur in riduzione nella giornata odierna, a valori nettamente superiori al mese di dicembre del 2018, definito annus horribilis. Per cui questo ritorno della stabilità dipende da come l'economia reale vivrà questa affezione nel prossimo periodo, da quelle che saranno le conseguenze della riduzione dei consumi, della riduzione della produttività, di tutto ciò che ormai tutti i giorni ascoltiamo, per cui a nostro avviso la luce in fondo al tunnel sui mercati finanziari comincia in qualche modo a vedersi, ma la partita deve essere una partita doppia, condotta tra economia reale e mercati finanziari, perché senza l'economia reale a sostegno, i mercati finanziari, nel momento in cui verranno meno i supporti delle banche centrali, con tutti i quantitative easing erogati e tutte le azioni whatever it takes di Mario Draghi, quando verrà a ridursi questa possibilità, se l'economia reale non sostiene i mercati finanziari, veramente sarà complicato riuscire a risolvere una questione che non abbiamo mai sperimentato nel corso dei 200 e passa anni che esistono i mercati finanziari. Nelly, poi porrò la stessa domanda anche a te, però abbiamo una domanda in video, abbiamo detto che c'era questa possibilità e allora guardiamo la domanda di uno di coloro che ci sta ascoltando in questo momento. Chiedo alla regia di mandarla in onda. Salve. Buonasera a tutti, sono Enrico Silone, sono gente di colgo l'occasione innanzitutto di ringraziare i che sono lunghi e per la presentata di nuovo appunto grazie alle tecnologie di essere comunque vicini e insieme. E quindi stiamo insieme. La domanda che vorrei fare è già per il corso è tecnologia, digitalizzazione, ma soprattutto smart working, è veramente che rifletti sulla nostra socialità, sul nostro necessario bisogno di socialità. E come riusciamo a comunicare senza la nostra fisicità? Quanto è importante una forza sulla spalla, una forza di mano, sapere che capire a capire. Quindi, nonostante gli indubbi vantaggi dello smart working, considerazioni che ha lavoro e che lo sviluppo aziendale, io oggi, dopo tre mesi di lontano, sento la necessità. La necessità di ritornare sul posto di lavoro. Chiarissimo. Chiarissimo, allora, professor Corso, la necessità della pacca sulla spalla, mi piace questa immagine. La necessità c'è, perché siamo fatti anche di molteplici sensi, abbiamo bisogno di stare insieme anche fisicamente. La vera domanda è quale sarà il mix più intelligente, perché noi dobbiamo pensare a una socialità del futuro come una socialità aumentata dalla tecnologia, non con una socialità limitata, non è mai stato così e a maggior ragione non lo sarà dopo, cioè grazie a un uso intelligente del digitale, delle tecnologie, noi riusciremo a allungare le nostre comunità, no? A stare più vicino ai nostri clienti, a essere molto più efficienti nella relazione, che non vuol dire rinunciare alla relazione fisica, no? Provate a pensare a quello che è successo negli ultimi 15 anni da quando ci sono
i social network, i telefoni cellulari, o non si è ridotta la socialità. Noi oggi abbiamo la possibilità di avere relazioni forti con una comunità, con una rete di persone molto, molto, molto più ampia. Allora, questo anche dal punto di vista commerciale è un grandissimo vantaggio, cioè il digitale, per chi lo sa interpretare, allunga le reti. Allungando le reti noi possiamo evidentemente competere molto meglio. È una competizione. Se qualcuno lo fa meglio di me, avrà un vantaggio sul mio modo di operare. Correttissimo. Abbiamo tante domande, ne le leggo qualcuna. Per esempio, Jamil ci chiede, Nelly, la porrei a lei perché non era indicato il relatore destinatario, e comunque mi sembra una domanda che si può collegare un po' in generale alla situazione attuale. Con lo smart working le dinamiche tra colleghi saranno diverse, ma in molte aziende si è lavorato con corsi di dinamica di gruppo, cioè il lavoro all'interno dell'azienda tra colleghi, come è cambiato? Se è cambiato in maniera positiva o negativa rispetto al tanto lavoro che si è fatto, penso al lavoro di squadra, no? Si è parlato tanto del lavoro di squadra, come si è garantito? Ma l'azienda per la quale ho l'opportunità di lavorare ha sempre incoraggiato il concetto di collaborazione, di inclusività delle persone, di cercare sempre di lavorare come squadra, come team. Quindi forse ancora una volta un catalizzatore, un'accelerazione in questo senso, sì, da parte dell'azienda che ci mette a disposizione degli strumenti di comunicazione a distanza, devo dire, molto efficaci, e ci permette di fare questo. Quindi siamo stati fortunati, immediatamente ci siamo trovati a casa, ma ben organizzati addirittura tutti i nostri trader, perché un conto, vedete, è una persona che deve fare un lavoro abbastanza di relazione, quindi è sufficiente anche la tecnologia più semplice da questo punto di vista per mettersi in contatto con le persone, i propri clienti. Un conto è l'intermediazione, la piattaforma di risk management che ogni portfolio manager deve avere, cioè portfolio manager, chi gestisce i soldi, ok, per conto dei clienti. E lì devo dire ci siamo fatti trovare pronti. Io personalmente però posso dare un'esperienza personale con le persone che fanno parte del team, di cui con la responsabilità. La prima cosa che mi è venuta in mente è creare un collegamento, non far sentire, cioè continuare a far sentire tutti parte di un team, pure se eravamo fisicamente isolati l'uno dall'altro. Quindi introducendo semplicemente, ma una cosa estremamente banale, però poi banale non è stata con il senno di poi, vi spiego perché, però all'inizio ovviamente ci troviamo la mattina, tutte le mattine, ad una certa ora ci colleghiamo, possibilmente ci vediamo anche in faccia con i vari riquadrini sullo schermo, e facciamo il punto della giornata, della settimana, e guardiamo anche avanti in un perimetro di 3-4 giorni, così. Prendiamo questa abitudine, facciamo tutte le mattine. Io in realtà l'avevo fatto questa cosa qua semplicemente per permettere alle persone di sentirsi parte del team e non isolate a casa loro. Poi in realtà siamo tornati in ufficio per la metà, per mantenere le distanze sociali, io sono tornato in ufficio ormai da un mese, però le persone che non erano tornate in ufficio ho continuato quindi con questa abitudine, e ci siamo detti la continueremo a fare anche dopo questa cosa qui, perché ci tiene uniti. Noi d'altronde siamo persone di relazione, viaggiamo molto sugli aerei, in giro per il mondo, in giro per l'Italia, e quindi pure se prima ci dovevamo trovare in ufficio, in realtà non ci vedevamo. Ora, grazie a questo cambiamento, ci vediamo più di prima, scambiamo molte più idee di prima, ci trasferiamo molte più, come dire, esperienze di prima. Quindi, ancora una volta, un catalizzatore verso una destinazione che però ci ha fatto scoprire che forse possiamo lavorare meglio in questo modo, meglio di prima. Possiamo lavorare meglio, meglio di prima. Professor Corso, Paola da Milano ci chiede, l'orientamento futuro è quello di una maggiore incidenza, evidentemente, di home working, di smart working, di lavoro da remoto, e impatterà su questo anche sul settore immobiliare commerciale. Cioè ci pone un tema interessante, ci dice la mia azienda sta pensando ad un building con meno scrivanie rispetto al numero di dipendenti ed una contrazione della flotta auto. Cosa ne pensa in termini di impatti salariali, visto che questo comunque avrebbe un impatto, perché prevedono anche nuovi costi per i dipendenti? Beh, io credo che quello che si genera, come in tutte le rivoluzioni industriali, quello che si genera è una efficienza, e quindi si liberano delle risorse, si liberano degli asset che poi vengono riallocati in un modo che crea maggiore valore. Quindi è un cambiamento che va accompagnato, ma che se ne cogliamo gli aspetti rivoluzionari, positivi, è un cambiamento importantissimo. Pensate ad esempio a come cambierà la città, come la città, il modello di sviluppo urbanistico può diventare più sostenibile.
Cioè, il fatto di poter lavorare avendo maggiore flessibilità nello spazio e nel tempo ci permetterà, ad esempio, di non avere modelli di urbanizzazione concentrati in cui c'è tantissimo, al di là dell'inquinamento, c'è anche una vivibilità molto, molto scarsa, ma c'è la possibilità di consumare meno territorio, di non spopolare quelle che sono le piccole città o la campagna, le valli, e questo alla fine porterà a un modello più decisamente più sostenibile anche per le città. Cioè, è chiaro che nel breve c'è un problema di spostamento dell'indotto, magari appunto non consumo durante la pausa pranzo o non prendo quell'ufficio in centro, ma magari i miei consumi rimangono in un quartiere, in un nuovo centro, ecco, questo sposterà gradualmente anche verso un modello nuovo, un modello in cui il digitale consentirà di avere queste reti più lunghe di cui dicevamo prima, ma in realtà questo sarà un grandissimo vantaggio in termini di razionalità e sostenibilità della nostra vita. Cioè, in questo modo possiamo vivere anche un mondo più bello. Speriamo, questa ovviamente è la speranza di tutti. Stefano da Milano, per te, Michele, l'andamento dei mercati finanziari può essere influenzato dallo smart working? Ma sicuramente lo stiamo dicendo, i nuovi modelli evolutivi che spingono le aziende che si occupano di innovazione tecnologica, che può permettere a chi usufruisce dello smart working di essere sempre più efficiente ed efficace, ovviamente ne trarranno dei benefici. E se si tratta in questo caso di società, di aziende che sono listate, quindi sono quotate su alcuni listini, questo ovviamente farà trarre dei benefici ai listini stessi. Non è una questione generalizzata, cioè non possiamo generalizzare il fatto che lo smart working sarà da traino alla ripresa dei mercati finanziari. Sicuramente rende i sistemi più efficienti, chi si occupa di analisi di bilancio vedrà che ci saranno dei cost income notevolmente superiori, ma semplicemente perché si stanno riducendo notevolmente i costi. C'è da guardare anche all'income, quindi è la produttività che realmente deve salire, ma questo dipende dal fatto che la domanda possa svilupparsi nel futuro. Non è chiaro e non è ancora chiaro, ma magari il professore ha dei sondaggi e farà dei sondaggi ad hoc, se questo sistema di smart working ancora più accentuato possa portare dei benefici ai mercati finanziari nel futuro. La ripresa, Nelly, tu te la vedi prossima o molto lontana nel tempo, la ripresa economica? Allora, la ripresa, almeno nel nostro outlook economico pubblicato, la lunga risalita si chiama, quindi mi potrei fermare qua. Quindi nel nostro scenario base il livello di prodotto reale potrebbe arrivare a livello di fine 2019 a fine 2022, però ovviamente stiamo parlando del pianeta, il pianeta è fatto da tante parti. Io vorrei però portare l'attenzione su una cosa: ho il sospetto che fino adesso abbiamo parlato della supply side economy. Ci siamo concentrati sull'efficienza delle aziende, ci siamo concentrati sulla produttività delle aziende, sui profitti e su un meglio modo di lavorare, però l'economia è fatta anche della demand side, cioè dobbiamo domandarci d'ora in avanti, e la domanda, ovviamente, le componenti interne della domanda aggregata sono fatte ovviamente di investimento, di consumi privati e di esportazioni nette, no? Questa è la classica equazione. Allora, sul tema delle esportazioni nette vediamo che c'è una contrazione importante, il commercio internazionale durerà parecchio, e quindi forse lì è l'elemento più debole. Il modello di globalizzazione, come dicevo di prima, è oggetto di revisione, ci vorrà tempo affinché trovi un nuovo equilibrio. Quindi le esportazioni nette probabilmente sarà un elemento negativo, almeno nel futuro prevedibile. Poi abbiamo gli investimenti, ovviamente è la parte pubblica che entra dentro e fa delle scelte di mercato finanziate a debito per fare che cosa? Per compensare il calo degli investimenti privati. Però anche lì dovremo vedere se riuscirà a bilanciare e se lo farà in maniera efficiente. Quindi anche il lato degli investimenti abbiamo qualche dubbio. E poi c'è il lato dei consumi. Quello che è successo dal nostro punto di vista, è uno dei temi forse centrali di tutta questa equazione, è che le persone oggi hanno avuto un atteggiamento nei confronti dei consumi. Intanto è aumentato il risparmio precauzionale, ma è aumentato tantissimo, perché l'incertezza del futuro è aumentata tantissimo. Dimentichiamoci, ci sono tante persone che in qualche modo in questi cambiamenti dirompenti hanno perso il loro lavoro e per ora non se ne accorgono, però probabilmente se ne accorgeranno più avanti. Quindi c'è un calo di consumi e un aumento dei risparmi precauzionali, e poi forse anche le persone più abbienti,
che non sono quindi interessati da questo fatto, per loro fortuna, stanno probabilmente rivedendo la necessità di certi consumi, cioè la piramide dei bisogni sta un pochino cambiando. Proprio come diceva prima il professore, stili di vita diversi comportano consumi diversi. Forse tante cose che consumavamo prima, oggi abbiamo capito con il lockdown che non sono così necessarie. Quindi l'eccesso di in qualche modo risparmi rispetto al livello desiderato di investimenti è un fattore deflattivo per l'economia. Quindi la supply side si può migliorare, può essere più efficiente, però per avere un sistema economico in equilibrio che funziona, le due parti si devono controbilanciare. Quindi io credo che nel breve, noi di Pinco crediamo che ci sia un po' un problema di deficit di domanda aggregata da qui in avanti. Siamo all'ultimo giro di domande, quindi vi prego di essere veramente rapidissimi, veloce, anche perché siamo in chiusura, ma abbiamo tantissime domande in realtà da porvi. Mi piace questa di Isabella da Ragusa e la porrei al professore. Il South Working, cioè quanto questa esperienza sarà un'occasione per rivoluzionare le differenze tra nord e sud? Si apre un scenario anche di competizione tra territori, cioè con un mercato del lavoro e un mercato dei talenti molto più liquido. Diventa possibile, ad esempio, risiedere, prima dicevamo, in una città magari delle valli o fuori dall'area metropolitana e lavorare per un'azienda di Milano, ma in realtà si può tranquillamente, quello che è stato definito il South Working, dare una nuova possibilità a città che magari oggi sono fuori dal grande giro dei mercati economici. E questo evidentemente è una grandissima opportunità, non solo per il nostro sud, no? dove c'è la possibilità di offrire magari delle condizioni anche di vita molto, molto, molto interessanti, se il mercato del lavoro lo consente. Ci sarà evidentemente un flusso di ricchezza, ma questo può essere anche una grandissima opportunità a livello planetario, cioè ci può essere effettivamente una riconfigurazione, un reinsourcing di tutta una serie di attività che grazie alla tecnologia possono essere realizzate in quei territori che forniscono degli stili di vita migliori. Allora io credo che per il nostro paese questa nuova competizione possa essere interessante. Creare da una parte le migliori condizioni per le imprese e dall'altro creare le migliori condizioni per i lavoratori di talento. E questo mercato liquido del lavoro può dare grandi opportunità. Dobbiamo trarre indubbiamente dei vantaggi da tutto questo. Abbiamo parlato di rapporti che sono cambiati i rapporti interpersonali, ma sono cambiati anche i rapporti economici legati per esempio alla pet economy. Ah, in sì. Che senso? Sì. In che senso? Ma basta... È una domanda che ci suggerivi. Sì, perché? Sì, perché sono cambiati. Basta fare un passo indietro a quello che è successo nei primi momenti di lockdown, no? E guardare un po' tutta la pubblicità andata in televisione. L'analizzavamo dopo, come dire, non averci fatto proprio caso. Abbiamo smesso di vedere in televisione pubblicità relative a prodotti per il benessere della persona e in ogni spot pubblicitario c'era qualcosa che riguardava cibo per animali, vestiario per animali, cura per gli animali. Poi dopo un po' di tempo gli unici autorizzati ad uscire per strada erano i possessori di un animale domestico. Cioè si è data tantissima importanza anche al benessere psicologico, oltre che fisico, della persona, dell'amico padrone in qualche caso, ma dell'amico, dell'animale domestico che aveva questa necessità, al punto tale che il tormentone era affitto il cane per passeggiata all'esterno. L'economia legata e la finanza legata alla pet economy sta crescendo a un ritmo vertiginoso. C'è la possibilità di investire su aziende quotate che si occupano della sanità riguardante appunto gli animali domestici, ma anche del cibo, del vestiario, tutto il mondo relativo alla cura e al benessere degli animali domestici, che è in una crescita esponenziale. Si parla di oltre il 5% l'anno di fatturato, di incremento di fatturato su questo tipo di specializzazione. Ecco, noi crediamo che dal punto di vista del benessere psicofisico della persona, ma anche del nostro compagno domestico, questo mercato sarà sicuramente fortemente in crescita nel prossimo futuro e a tale scopo abbiamo messo in atto un'attività finanziaria, un fondo comune di investimento che dà la possibilità a tutti di partecipare a questo tipo di benessere.
Quindi è possibile oggi investire attraverso uno strumento che appunto prende beneficio dalla crescita di un settore come quello della pet economy, che lo stiamo osservando in maniera concreta, si sta sviluppando in maniera esponenziale. Allora io vi ringrazio, ma il bello della diretta, ogni volta lo diciamo, il conduttore lo deve dire, insomma purtroppo dobbiamo lasciarvi nonostante avessimo tante domande in realtà da porvi, perché il tema è di interesse, lo abbiamo detto, è cambiato il nostro modo di lavorare, ci sono stati anche dei vantaggi che abbiamo l'obbligo di cogliere. E allora durante il prossimo appuntamento previsto per l'8 luglio con l'Allianz Business Forum affronteremo e ci focalizzeremo su un altro aspetto. Intanto ringrazio gli ospiti di questa sera, Mariano Corso, Adriano Nelli e Michele Scolletta. L'appuntamento dunque è per il prossimo 8 di luglio, parleremo di consumi. Grazie, grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito e buona serata a tutti.